parte Gabriele Innocenti, ha raddrizzato un po' la partenza iniziale, vediamo. Sembra un 5, sembra un 5, sembra un 5. L'ha spento, come si dice, l'ha spento. L'oscurità è calata sul pomodoro. Sì. Cinque, non c'erano dubbi, arriva l'ufficialità. È stata Porta del Foro a trionfare nella prova generale dedicata all'indimenticato Massimo Benigni, storico collaboratore di Arezzo TV e che negli anni 80 e 90 ha rivestito importanti incarichi all'interno del mondo giostresco. Una provaccia all'insegna dei quattro nelle prime otto carriere che ha mandato poi agli spareggi Porta del Foro e Porta Crucifera. Decisivo l'unico 5 della serata di Gabriele Innocenti. A Porta del Foro sperano dunque che la prova generale sia di buon auspicio per sabato, viste anche le ottime prestazioni dei giostratori titolari durante la settimana di prove. E prima della prova generale, il sindaco di Arezzo Alessandro Grignelli ha presentato alla città la Lancia d'Oro dedicata al Giubileo della Misericordia, che sarà messa in palio nella giostra straordinaria di agosto. Ad annunciarla è stato lo storico araldo Gianfrancesco Chiericoni. La lancia poi è uscita dalla lizza scortata da cavalieri speciali. Presto sarà portata di fronte a Papa Francesco, che la benedirà, e poi sarà conservata all'interno dei Musei Vaticani.